voglio farvi vedere la sovrapposizione dei casi cumulati di coronavirus nei principali paesi europei con Italia, la retta arancione, e gli altri paesi nell'arco temporale, facendo il punto di partenza il giorno 1 dell'avvio della epidemia nel rispettivo paese. E vedete come ci sia significativa sovrapposizione di tutti gli altri paesi con noi, e addirittura con un'accelerazione molto più significativa, ad esempio, della Spagna. Noi, diciamo, stimiamo allo stato attuale e che abbiamo agganciato a, diciamo, 3 mesi di difficoltà e di chiusura. Non consideriamo in questo ambito la chiusura del resto del mondo, non consideriamo l'ondata di ritorno, non consideriamo un eventuale, peraltro possibile, crollo di fiducia drammatico sul piano dei consumi italiani nel nostro paese. Allora, fatte queste premesse, l'impatto di PIL è 3.1 in una banda di oscillazione che diamo tra 2.5 e 3.5 negativo per il 2020, che, se visto a fianco dell'elevatissimo indebitamento che abbiamo, ci porterà a un rapporto debito-PIL attorno al 150, a livelli mai visti prima, se non in economia di guerra.